basta! Io non mi faccio più, non sono io! Sei tu che mi costringi, basta! Basta, basta! Basta! Diego. Eh? Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Lascialo perdere, non lo vedi che è su di giri? Ma non lo vedi come si comporta? È fuori di testa, lo devi lasciare stare. Questo è ovvio, ma cerchiamo di capire cosa sia successo. Massimo, ogni giorno è la stessa storia. Urla da quella porta, rumori molesti. Quello lì è un tipo violento. Se non vuoi guai, non stargli vicino. Ho capito, ma non possiamo ignorare la situazione, scusami. Ma poi quella poveretta è la moglie, non ci pensi? Massimo, per certe cose è meglio non metterci il naso. Andiamo. Ehi, io non so cosa ti passi per la testa, ma vedi di darci un taglio. Ma te che vuoi, eh? Ma fatti gli affari tuoi. Senti, io non voglio impicciarmi nei tuoi affari, ma non è possibile continuare così. Ma cosa succede tutte le sere dentro quella casa? Non dovrei dover chiamare qualcuno? No. Davvero no, non c'è bisogno, credimi. Non è successo niente. Diego, parliamo da uomo a uomo. Tu hai una moglie dolcissima. Non so cosa tu abbia nella testa, ma vedi di smetterla. Tu non sai come stanno realmente le cose, quindi non immischiarti. Ma cosa c'è da sapere? È abbastanza palese dai rumori, no? Ma vuoi sapere la verità? È lei che mi mette le mani addosso. Certo, adesso vorresti farmi credere che è lei che mette le mani addosso a te. Lo vedi perché non lo dico a nessuno? Perché tanto chi mi crederebbe? Ed è per questo che non voglio che chiami la polizia, perché lei la passerebbe liscia e se la prenderebbero con me. Ma smetti di farti passare per vittima, inventati una scusa diversa perlomeno. Ma poi scusa, se per assurdo fosse vero quello che dici, non ti ci vorrebbe molto a farti valere, no? Sei un uomo. Tu non capisci. Io non so come uscirne. E un po' anche me ne vergogno. Ma io non la toccherei mai neanche con un dito. La verità è che le cattivazioni andrebbero punite a prescindere dal genere. Diego, io ti ho avvisato. La prossima volta chiamo l'autorità. Tesoro, dobbiamo fare qualcosa. Stanno ancora discutendo. A questo punto l'unica cosa da fare è chiamare la polizia. Infatti hai ragione. Prima che sia troppo tardi, eh. Tranquilla, ci penso io. Sì, sì, lo sente da questa parte. La prego, faccia al più presto. Non si può mai sapere cosa può succedere. La prego, intervenga. Ci penso io. Esci fuori immediatamente! Pensi di rimanere chiuso lì dentro ancora per molto? Eh? Tanto non hai scampo! Ti prego, basta! Smettilo, questa volta veramente, chiamo la polizia! E chi ti crederà, eh? Mi basterà dire che mi metti le mani addosso e sei fregato! Grande e grosso, e poi? Hai paura di una ragazza come me? Smettila! Solamente perché non reagisco, non vuol dire che mi devi trattare in questo modo! Signorina! Ferma dov'è? Lo metta giù. Che cosa volete? Hanno sentito le urla e siamo dovuti intervenire. Si scossi dalla porta. Gente. Che cosa sta succedendo? Dovete aiutarmi, la mia ragazza è completamente fuori controllo. Non crede a quello che le dice. Io non l'ho mai sfiorata. È un bugiardo. Io volevo soltanto difendermi da lui, sì? Sì, sì, è così. Voi non potete neanche immaginare che cosa lui è in grado di farmi fare. Guardi, che io qui ho foto, video, registrazioni, tutto quello che volete. Mi faccia vedere. Ti avevo detto che dovevi essere a casa per le 7, che cosa hai fatto nel frattempo, eh? Non ho fatto nulla. Aia, aia! Mi fai male, aia! Tenga. No,
No, no, è una bugia. Tutto quello che lui dice è una bugia. Ma sono il corpo pieno di lividi. Guardi, posso farle vedere sotto la maniera? Non si preoccupi, abbiamo tutto il necessario. Giorgio, mi dispiace. Io ho provato a starti vicino, ma non so più che fare. Adesso lei viene con me. Ci vedete entrambi. Dai. Io? Ma è lui? Io che cosa c'entro? Signorina, non continui a mentire. È evidente che il suo uomo ha subito e non il contrario. Non è giusto. No. Sapete cosa vi dico? Va bene. Andiamo in tribunale. Va bene. Tanto nessuno crederà mai a questa storia. Funziona così, no? Ve la farò vedere io. La legge è legge. E le cattive azioni vengono punite a prescindere dal genere. Venga con me. E che questa storia serva a risolverne tante altre. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno donando un forte messaggio.